Siamo in diretta. Toto. Allora, siamo in diretta, abbiamo avuto problemi tecnici di connessione, ma ci dovremmo essere. Preghiamo a tutti gli ascoltatori e telespettatori di avere un po' di pazienza e di sostenerci in questa prima diretta alla piazza di Trecchina con GG che sta suonando, eccolo qua. Primo piano, il primo piano è tutto suo. Qualcuno che scrive? Potete scrivere tutte le vostre osservazioni sulla chat. Siamo qui e accogliamo le vostre richieste. Questa è la parte della produzione. Sì, forse. No. Niente, ci siamo, siamo live. Faccio un saluto a tutti, a tutto il mondo che sta guardando. Oh, va bene, capito, mi dico per un primo piano. Fra poco mi venga a intervistare. Questa volta è la agenzia di audio.
non è tutto fatto, non andremo a scuola. Camminiamo sincronizzati. Ritorniamo per il studio. Andiamo. Siamo in diretta, eh? Un qualche è questo, non è da fare. Della 12ª edizione della Sagra della Castagna in diretta in questo momento, basta andare su Facebook e cliccare su eventi e ritroverete Sagra della Castagna Trentina, 12ª edizione, Amici della Castagna. Perfetto. Ecco, i nostri amici stanno facendo proprio questo, stanno collegando in diretta, cioè sono collegati in diretta su Facebook. Dunque, ciao a tutti quelli che sono collegati, un saluto da Trecchina da parte degli Amici della Castagna della 12ª edizione. Vai Jerry! Vabbè, riproviamo a tornare nella parte produttiva. Non allontanavo troppo. Cioè, tra noi, ma il problema è che... non lo so, però il problema è anche l'urto. Fai un saluto ai tuoi figli. Ciao Annika, ciao. Sei in diretta. Vabbè, stasera lo vedremo in diretta. Stasera quello collegato. Fai un saluto. Avanti. Perfetto. La Trentina, perfetto. Se ci puoi entrare intervistiamo qualcuno. Sì, senz'altro. Prego. Grazie. Cerchiamo di non perdere il segnale, c'è anche Giacomino qua. C'era tuo nipote che da sera che ti salutava. Ti sta vedendo in questo momento. Ti stanno vedendo in questo momento. Sì. Mandagli un saluto, vai. Antonio, tanti saluti. No, vai. Facciamo da qua. Andiamo contro mano, vai. Facciamo un giro negli stand. Faccio un altro punto vendita delle castagne. E sto facendo un saluto. Oh, siete in diretta, ragazzi. Salutate. Salutate. Non dite parolacce. No. È in diretta. Non fate gettarci contro di me. Ok. Trippa, come è fatta questa trippa? Trippa con patate, è un piatto fenomenale. Si può dire la ricetta segreta? La caseretta. È segreta? Cannoli alla castagna. Perfetto. Benissimo. La caseretta. Faccio uno zumbulo sponsor. Ok, perfetto. Qua abbiamo anche il pick up delle sorelle, c'è un altro po' di pubblicità. E abbiamo una sorella, una delle due sorelle che sta mangiando. Sai che potrebbe esserci tuo figlio che ti sta vedendo in diretta in questo momento da Roma? Che cosa vede? Cosa... Ciao Erika! E le tue nipoti? Pamela e Chiara! No, grazie! Tutti i prodotti distribuiti abbiamo le ragazze del Fonseca, siete in diretta, siete live. Ciao! Mi stanno vedendo tutti, Michela, se ti giri pure tu facciamo...
Che cosa sono queste cose? Ci dite qualcosa? Aspetta che faccio il giro. Ma come mi parli di questa? Siete in diretta, volete salutare Francesca? Siamo in diretta. Tutti? Tutto il mondo. Alla castagna. Qui, ci puoi fare un po' di da cicerone, ci spieghi quello che c'è qua? Allora, base rossa, pizza con crema di castagna. Perfetto. Base rossa al forno. Sì. Bocconozzo a crema amarena, dolcetto alle noci, sì? Bocconozzo alla castagna, castagnaccio. Aspetta che il castagnaccio. Eccolo qua. Tutti fatti dal? Fondicello. Ecco, faccio un zoom sulla. Perfetto. Famoso anche per la sagra del gelato che si fa da corso. Ecco, c'è un posto per inquadrare il gelato. Perché... Passo dalla parte dietro, vieni, Polar. Alla grande, perfetto. Ciao! Perfetto. Di cosa? Può apprezzare il tempo? Aspetta, vedi che... In diretta? Sì. Ciao a tutti. Perfetto. Loro sono di Luna Rossa. Perfetto. Bravo. Cappello. Il cappello non c'entra niente con... Ci vediamo dopo. Qualcuno sta scrivendo. Sta proprio cazzo, pure io guarda. Però con un po' di problemi iniziali siamo riusciti in qualche modo a... Allora. Abbiamo cambiato mestiere, siamo invertiti. E qui Massimiliano, ci puoi dire qualcosa sui tuoi prodotti? Ci fai un po' di... Un po' di zoom. Tra l'altro c'è un collega, Giovanni. Dica che sei in diretta, chi no? Sono in diretta. Sì. Ma non era in diretta. Dai, torniamo dopo magari. Massimiliano, torniamo dopo. Può dirci qualcosa sui tuoi prodotti? I prodotti sono tutti buoni, naturali e biologico, prodotto nel parco regionale Pollino questo miele. Questo miele è a base di? Come si realizza questo miele? Com'è fatto? Ma non è altro. Direttamente, non c'è qualche segreto? Di fiore. No, rispetto al miele standard, c'è qualche cosa in più? Le api raccogliono il niente e producono il miele. Va bene. E poi abbiamo tanti tipi di miele. Questo volevo dire. Che gusti abbiamo? E poi ci sono mille fiori, arancio, acacia, melassa, erica, edera, tanti. E ovviamente catalogo. Da quanto tempo si occupa di questa? Ma circa 15-20 anni, questo modo, quindi si richiama. Allora, come siamo in diretta adesso? Qualcuno la potrebbe vedere? Vuole salutare qualcuno, lo so. Vuoi salutare qualcuno? Tutto il mondo, ragazzi. Grazie. Il mio paese, l'aeroporto. Grazie a voi. Ti raccomando che ha pagato la faccia nera,
Guarda, sei in diretta, vuoi dire qualcosa? Possiamo farlo. Questa sortrice è buona. Basta. Le ragazze sono simpatiche. Sono simpatiche? Ti aspettavo un cavo prezzo che non balla. Perché? Costa troppo. Se ne vende troppo poco. Ah, ecco. Questa dovrebbe costare dai 35 in sopra. Ci aggiorniamo. Che c'è il capitano Anna Alfredo. Pure. Così nominato il marito dei zamboni e della Reggio. Non c'è Anna suonata. Non la piego. No. Peccato. Se no ti mandavamo live in diretta, vabbè. Grazie mille. Grazie. Adesso facciamo un inquadratura sulla chiesa madre di Trecchia, vabbè, presa. Continuate a scrivere i vostri commenti, le vostre osservazioni sfruttando la chat. Questa è dal sito. Pronto? Dimmi. Sì, alla grande, perfettamente. Sì, vabbè. Va bene. Allora, tutto questo lavoro ha portato a con noi la batteria del PCista e del Tamarindo, quindi le persone saranno determinate dalla musica prima. Restate lì e torniamo subito. La batteria è tua, da solo in Genzana. Vuoi trovare qualcuno che ci ha detto in diretta su internet? Dai. In generale? Ecco. C'è uno dei punti più interessanti. Dipinte a mano. Siamo l'ultimo e poi ci torniamo, grazie. Va bene. Non smette proprio di darci fastidio, abbiamo qui però un ospite d'eccezione, Gennaro, siamo in diretta su Trecchina TV. Buonasera. Saluta qualche amico che sta seguendo la casa, non lo so chi c'è in questo momento in chat. Saluto il mio amico Mariangelo Pezza. Saluto Mariangelo, saluto il corsiere. Cosa ne pensi di questa festa? No, allontanati poco a poco, se no spacchi la telecamera. Sì. Che cosa ne pensi? Purtroppo questo tempo non ci permette di esprimere. Di esprimere i nostri sentimenti. Altrimenti che cosa ti fatto? Io avrei... giocato a calcio. Oh, e dopo questa partita avrei... sono andato a vedere un amico mio che fa una mostra, Filippo Carlomagno, un grande pittore. Facciamo solo a Filippo. Solo a Filippo Carlomagno. La grande promessa della pittura italiana. Certo. E purtroppo questo tempo, come quasi ogni anno, non ci permette di soffermarci. Avete mai pensato di fabbricare le stagne a luglio e fare la sagra a luglio? Ci avevo pensato, ma... ma la natura non si può. La natura non ci permette di soffermare. Io e i nomadi sempre, il Napoletano, il Bruce Pris e tutti i miei amici. Carrozzini e TVB. Va bene, grazie. Domenico, visto che Trecchina, no? Trecchina TV. Se può parlare in dialetto tranquillamente, perché sennò se ci parla l'italiano, quindi non mi do problemi. Cosa
ne pensi di questa sagra? Penso che come al solito un tempo è quello che è, chiudo, me la viene chiudo. Peccato, perché era la giornata ideale. Motto era se non giovia tarandelle fino a giorno e fino a cacarre una castagna per sempre, però niente, dico l'anno prossimo la sciogliere di castagne, quest'anno ha fatto un bel bola castagne, viva le castagne, dai, smettila, dopo mi ripeto come piacciono. Chiara cresci, Chiara, che cazzo vanno io? Qua hai anche suonato qualche sagra, che cosa pensi anche della musicale? Qual è la musica migliore? L'aspetto musicale è la musica migliore di... Tarandelle fino a ieri nel cacare. Ma invece questo gemellaggio con i pugliesi, come dice Maurizio, ma quale pugliese, quale pugliese? Ah no, questi sono falsi pugliesi, vengono qua e mettono per ballare, voglio andiamo a ballare in buca, mo si deve ballare qua, ma perché siete venuti qua, ma venite l'altra volta a per ballare in buca? Ok, grazie Maurizio, esci lui, okay. Ok, facciamo una panoramica sulle ragazze, ecco qui, come far andare via le ragazze? Vi possiamo dire? Politica! Che ci dite della sagra? Mi piace. Bellissimo proprio questo. Ragazzi, voi reggi del torneo, cosa ci dite? La registrazione mi piace. Sì, tu che stai mangiando, come sono queste castagne? Sono buone per fare gli avocado. Ti piacciono? L'anno scorso c'eri tu? No, c'era 2001, 2000, 2001, 2002. Ti ricordi com'era la castagna allora? Sì, sono va bene, grazie. Abbiamo letto tutta la biografia di Crecchini. Ragazze, dai, dite qualcosa di quello che si è fatto da te. Faccio la festa. La castagna. Vorrei fare. Diamo 2 minuti di celebrità anche a Nicola, 2 minuti però Nicola, no? Allora, gioca la festa della castagna, uso lo tempo, come si dice a Crick. Il presidente dell'associazione è tuo zio Mimino, che cosa, come ti senti avere uno zio così? No, mio zio, lo vedo un po'. È un massiccio. Lo vedo presidente, diciamo che... Lo vedi massiccio? Lo vedo preso da una sede di preparazione, perché diciamo che... Dai, saluta a tutti quelli che stiamo andando nelle carrozze grazie, io vorrei fare l'ultimo saluto a Chiara Cresci. Bella ghiaccia, ci dobbiamo vorrei fare l'ultimo saluto di Laura della pioggia, eccola qua. E anche Gian Paul. Sì, non mi si può scopare con... Questa pioggia non cessa mai di spaccare. Non so se spacca più la pioggia che non lo piace. Comunque è una frase di Bruno e Giacomo. No, veramente proprio Nicola. È una frase di Nicola e Giacondi che comunque... Anche questo web, questo che è, questo slench. Ecco qua Nicola, tu sei impegnatissimo, un altro telecamera. Dove sei stato Nicola? In giro, un po'
comune. La comune. Ludovico è prestato con sì. Vabbè. Lui è il futuro sindaco di Sindaco è un tecnologo, diciamo, un mestiere. È uscito per questo perso nel campo della tecnologia. E lui con il compleanno, organizza web, ranch, ranch. È praticamente il nostro. Quando il lupio ancora? Il mio è trecchinese che c'è nel mondo della tecnologia. Vabbè, grazie. Ragazzi, andiamo a fare. Vogliamo provare ad andare verso il palco. Torni ogni anno, posso dirci la verità. Esco dalla sagra. Grazie, siete in diretta. Siete live. Al nostro padre. In diretta. Come ti
la campana. Sì. Dove tu? Ma adesso c'è la campana. Su Facebook mi sembra bella tua perché adesso sta brutta. Poi che è andato adesso? Sono conosciuto in tutti i casi. La voce prima dall'emozione, questa canzone
Dobbiamo gentilmente accomodarci giù per ballare, è meglio che sennò qua non si capisce nulla. Ah, non li ho, grazie a tutti. Devono essere pagati dal periodo di prezzo. Allora, passate professore al bilancio, lui farà l'assegno. Adesso con il piattino arriverà la festa, adesso. Grazie a Gigio che va. Grazie ragazzi, simpaticissimi. Per Vicenzo Zuni! Allora, di richiesta, banale di pene grande. Finalmente, tanti anni. Abbiamo live, live. Con il livello nazionale, se non internazionale. Con la sua hits, per avanti. Che sei nella vita, che sei nella vita, che sei nella vita, la prima, che sei nella vita, la prima, è un pari di peregalante, un pari di peregalante, un pari di peregalante, che per la tia la tua. Ciao, le cambiano, le cose.
coloro che vanno vola, con te ci vanno a casa. Applauditevi, avete seguito proprio il tempo più veloce, ma non il tempo. Scusami, Utaracino. Come? Utaracino. Usata cinque. Ah, quella famosa. Un attimo solo. Possiamo scendere? Andiamo a Viaggio Paletta. Andiamo per regalando live. Inedita versione live. Viaggio, ecco, che vi dobbiamo... Allora, innanzitutto ti dico che sei live, cioè siamo in diretta in questo momento, e tua figlia Francesca potrebbe anche vederci. Ah. Quindi volevo sapere, sulla Sagra della Castagna, da te che sei uno dei veterani, diciamo, degli organizzatori. E poi magari salutiamo anche tua figlia, magari. Va bene. Come ti senti dopo 12 edizioni? Benissimo, sempre più giovane. Lo spirito è rotto. È sempre lo stesso, sì. Aumenta. Aumentano i visitatori, aumenta la vendita, la produzione e la produzione di Calderosa. Allora, come prima nessuno mi ha spiegato tecnicamente come preparano le castagne, puoi farci una sintesi proprio? Allora, per fare le Calderosa bisogna tenerle un po' a sole dopo averle raccolte, farle asciugare e poi possibilmente andrebbero fatti un piccolo taglio alle castagne, ma cosa che a noi è quasi impossibile per la quantità. Per la quantità, perché l'anno scorso ne abbiamo consumati intorno ai 60 quintali, quindi è inimmaginabile tagliucciare tutte le castagne. 60 quintali di castagne. E quindi ogni tanto fa lo scoppio e fa parte del gioco. Bene. Ovviamente. Poi che succede? Non potendo tagliare una per una, che siamo lo stesso sul Brasile, e ovviamente mentre si arrostiscono qualcuna scoppia, perché la pelle in effetti si riscalda, fa aria dentro e che diventa come una piccola bomba. Senta, perché c'è questo rituale di metterlo in quel portiere grosso che abbiamo guardato prima? Perché sia per una scoppia nel momento che c'è gente e sia perché là dentro vengono rimescolate tutte, qualcuna che non si è arrostita bene si cuoce da sola là dentro, soltanto diciamo il calore messo dalle altre, sì, perché là dentro si sprigiona un calore fortissimo e vapore, ovviamente. Perfetto, vabbè, adesso devi salutare qui perché sono sicuro che ti sta guardando. Ciao Francesca, ciao a tutti, Gabriele, Angelo, Samuele e Biagio. Perfetto. Grazie mille, grazie. C'era qualcuno che voleva parlare questo. Trovano un indirizzo che si trova
però se vanno su Facebook, io chiamavo Anna Maria che è a casa, se va su Facebook lo trova tutto, perché io sulla mia paghetta io stavo pensare ma ok, ma fino a che ora fino a che non ripigliamo il cioè, se vanno su Facebook ho fatto sulla mia paghetta loro, oh, perché ti ho scritto io per vedere la saga che è stata qua, la costata da solo a lui, ma poi Chiara, ci saluta Chiara Cresci. Ciao Chiara! Siamo lì per credito! Chiara, torna a casa! Abbastanza bene, anche se il tempo non è proprio perfetto, ma comunque per essere sabato è abbastanza. In 12 anni come si è evoluta questa sagra della Castagna? Beh, dal punto di vista della partecipazione popolare abbiamo avuto un incremento proprio costante in tutti gli anni, anche a livello di manifestazione esterna, cioè l'associazione che esporta per così dire questa sagra in altri paesi, in altri centri, addirittura 10 anni fa siamo stati a Potenza, ci siamo generati con Potenza in una specie di gemellaggio che ogni anno porterà un comune verso a Potenza. Noi siamo venuti come Castagna. L'anno prossimo sceglieranno un altro prodotto tipico della Basilicata. Allora, siccome siamo in diretta e forse c'è qualche parente tuo a Milano che sta per dire qualcosa? Saluto a tutti, so che un po' di calore arrivi. Yeah.
piazza alle 14.30. Dopo di noi, intorno alle 16.30, arriverà un gruppo forse da Lauria, molto molto numeroso, dunque non mancate. Per andare su Facebook, dove il link si vende, pure sulla mia pagina, Signoria, dove il link, lì l'avevi chiamato. Buon pomeriggio, sempre per la 12ª edizione della... Ma si vede qualcosa, sì. Perfetto, va benissimo. Salutiamo. Eccoci di ritorno, allora, in diretta, noi ti salutiamo proprio in diretta, salutiamo Rosalinda in diretta da... telefonica. Versione ballabile, come meglio uno può fare. Si chiama ancora, possiamo incontrare qualcuno dell'occasione. Nicola! Stato un campo. Però con un rigatore di lui, cambiamo un po'. Nicola, vogliamo... No, ma se principalmente si deve essere voi, sarà anche il sindaco, dove lo troviamo? Io lo mandiamo in diretta. Vorrei andare a vista qualcuno al microfono, perché lui già ha un... Non lo so. Però è stato un fuggio. Nico, io volevo andare a vista a qualcuno al... Vi possiamo fare qualche domanda voi? In diretta su internet? In diretta? Sì, veramente. Dopo 12 anni, cosa... come si è evoluta la sagra? Si è evoluta. Come si è evoluta? Quali sono stati i fattori? Con l'incremento della pubblicità. Il gruppo vostro si è combattato. Si è ribassato, sì, si è combattato proprio in modo forte. Quindi... E si vede da oggi, dall'anno scorso, due anni fa, se ci sono dei margini gente ancora di miglioramento della e sala. Come no, c'è da limare anche qualche altra cosa, però siamo quasi al top della situazione. Dalina l'ultima domanda, carrozziere ti diceviva io. Lascia stare. Siccome siamo in diretta con Annalisa, qualcuno può dirsi, vuoi mandargli un saluto? Io voglio andare a Ponti adesso. In diretta. Prima abbiamo parlato con Erika, la vuoi salutare? Siamo in diretta. Ah, c'è Erika, ci aspetta. Ciao Erika. Erika, guarda, aspetta. Perché potremmo scrivere pure in chat. Aspetta, vai, parlo. C'è. Erika, ci sei? Ideo c'è, c'è, la dico fra poco. Ciao, c'è. Grazie mille, grazie. Adesso andiamo a Ponti. No, ma... Grazie Erika, grazie, bello Giacomo. E vado a mangiarsi, mi piacerebbe che si dice, ma non si dice. Brava, mandate il messaggio, ciao Moni ancora! Ciao papà Erika! Adesso attraverso questa telecamera ognuno di voi si sentiva come se fosse in estate, a camminare qua in doppia. Non chiede a qualcuno di essere. Sì, per me sì, possiamo provare. Mascherino con Eric. Già l'altro la storia da prima. Ciao, ci saluti? Ci mandi un saluto? Ciao!
Luca, saluta qualcuno che è a Roma, ti sta vedendo. No, da Roma. Saluta Paolone che ci sta vedendo. Ciao Paolone. Ma dove? C'eravamo quasi arrivati prima, dai, allora via c'è. Ciao Beatrice, chiaro. Che chiaro? Che Beatrice? Ah, figlia di... Ciao Chiara. Chiara Ciaracciarella. Ciao Luca, Mariangela Pezzi. Non tutti sono contenti della telecamera, ovviamente. C'è qualcuno che si nasconde dietro l'albero. No, allora, Nico, almeno tu non vuoi... Io non faccio mai. Noi tutti siamo in diretta, quindi non fate tutto sicuro perché ci siamo in diretta su Facebook. E su... Che impressioni ti tutti da questa sera? Una grande manifestazione. Può, ancora margini di miglioramento questa manifestazione? Certo. Dove sempre. Dove può arrivare? Ogni volta, per arrivare... Adesso è la migliore per la Davina non c'è. Sto anche lo staff. Ciao zio Nicola, Eric. Staff che lavora. Che si fa qua? Perché la c'è questo senso? La pasta? La pasta del Nicola? Ma che stai? Della Catania. Allora, a me un saluto, niente. Un ciao. Meno male che ha parlato a me, perché... Oh. Che si cucina qua? Sì, ma chi è? Sì, chi è? Sì, divertente pure nei commenti. Ho vedo un film, magari ce la pezzi. È dove? La farmacia. Ah, no, va. Ma è fermato. A venire... come se non guardiamo, no, come se non guardiamo, vendere ricchezza. Giuseppe, saluta la Rolinda. È brutta. Saluta la strada. Ciao, Rosa Lei. Come vuoi stare? Ciao, mi piace. Forse il tempo va bene, il tempo purtroppo non dipende da noi. Adesso tu come sei? È una bella manifestazione, a parte il tempo che la rovineremo. Noti qualche differenza tra l'anno a livello di situazione? Il primo giorno è un buon morso, diciamo. Però domani migliorerà. Vuoi parlare qualcuno che sta salutando? Non lo so chi c'è il carro. Ma che c'è qua? La legge tutti. Andiamo, andiamo in. No. Ma che fare il servizio durante la gara è pericoloso o è peggio di fare? No, per piacere. Dai. Non mi fai domande. Meglio il pescato o meglio la sagra? Meglio la casa. Vabbè, è normale. Giuseppe, mi vuoi dire qualcosa? Ma sei tu, Lago. Devo andare in un attimo a fare questo vega. Andiamo, dai. Dovremmo o potremmo preparare con la festa prima del prima della caramba. Non ci metta via però non verrà mai. Oh, salutate, siamo in diretta. Si sta vincendo. No, qua si prende. Era salutato, ci siamo in diretta. Ciao! Nick, ti vuole avere tua sorella?
sta scrivendo? No, perché vado in ritardo lì. Nico, saluto tua sorella. Grazie. Ciao, Nico. Piano! Ciao, Nico. Grazie. Sandra ci ha permesso tutto. La grande scuola da servire. Che mondo farete senza principi? Quindi ora non saremo più di attaccati. Cambio camera. Tecnicamente più alto, diciamo, più qualitativo, speriamo. Il microfono l'abbiamo mai provato. Se avete vedendo la telecamera su, scappava adesso il microfono. Ciao Erika! Voglio salutare la cara, ti voglio aiutare! Forza Inter! Forza Pusca! Devo fare la pausa! Io la troppo che è fuori! Non ci ha parlato vicino, bro! Non ha detto niente! Vanno a fare l'intervista a Eric. A chi? Sono venuti i tasti. Sono venuti i tasti. Ah. Non detti, come non fa? Ciao, Eka. Allora, ti manda tanti baci per scherzo. Ah, ecco là, blu blu. Ce l'ha da andare. Ma no, no, di questo. Se quello che è in diretta, come si fa? Lui è ferito. Ha perso il video. Se volete ci vuole che... Siamo da un po' ieri, striscia la notizia, trecchina. Vediamo. Sentiamo poco. Aspetta che scrivo. Tu,